Terzo e ultimo webinar del ciclo Formazione sulla sicurezza informatica che Formez organizza insieme ad Agid nell'ambito di un progetto che si chiama Informazione e formazione per la transizione digitale. Vedo che vi state collegando, quindi diciamo, parlerei ancora qualche minuto per dare la possibilità a tutti di accedere. Vi ricordo che questo ciclo di webinar cerca di colmare l'esigenza per la pubblica amministrazione di contrastare le minacce informatiche, fornendo degli strumenti, oltre appunto a delle linee guida e dei riferimenti teorici, ma anche degli strumenti e dei tool proprio per prevenire e valutare e innalzare il livello di sicurezza. Oggi in particolare abbiamo tre esperti, come da programma che avete visto sulla pagina di Eventi PA. I nostri tre esperti di oggi continueranno ad elencare degli strumenti di prevenzione per la sicurezza informatica. Si parlerà della sicurezza nell'e-procurement e ci saranno delle raccomandazioni di Agid, ci sarà una sintesi delle raccomandazioni di Agid sulle suite di cifratura o crittografia che servono per rendere sicuri i collegamenti di rete. Allora, comincerà Massimiliano Rossi, poi proseguirà Dario Basti e alla fine Michele Petito concluderà l'evento di oggi. Allora, siccome siete abbastanza numerosi, vi ricordo per chi lo chiederà poi in chat, eccetera, eccetera, che le attestazioni di partecipazione, di iscrizione a questo evento non arriveranno prima di lunedì prossimo. Quindi abbiate fiducia, arriveranno, ma per avere tempo appunto di attestare tutti quanti, vi diciamo che appunto arriveranno non prima di lunedì prossimo. Allora, se ci siete, come mi pare di vedere, io lascerei subito la parola a Massimiliano Rossi per la sua comunicazione, strumenti di prevenzione per la sicurezza informatica. Hai 25 minuti, Massimiliano, collegati Buongiorno anche con il microfono, prova a parlare, vediamo se ti sentiamo. a tutti, Sì, chiedo ti a sentiamo, Gianluca prego. di cambiare presentazione. Perfetto, adesso c'è la mia. Buongiorno a tutti, bentrovati, io sono Massimiliano Rossi, sono un analista di sicurezza al CertAgid. E diciamo che oltre alle normali attività che svolgo al CERT, mi occupo di programmi di awareness e prevenzione di sicurezza informatica. E oggi vi racconterò cosa sono alcuni strumenti di prevenzione e che cosa Agid mette in campo per aiutare le pubbliche amministrazioni proprio in quest'ambito. Diciamo, contesto di riferimento, per quanto riguarda la sicurezza informatica, nell'ambito della prevenzione, è appunto instaurato, si può dire che è incentrato sulle iniziative strategiche e sulle linee guida, ma anche su soluzioni operative che vengono messe in campo appunto per raggiungere quella che noi chiamiamo un po' una consapevolezza, un awareness, ma anche per instaurare come dire, un inizio o comunque una governance più puntuale della sicurezza informatica all'interno delle pubbliche amministrazioni. Perché spesso non è soltanto, non è solo appunto l'acquisto di strumenti come ad esempio firewall o antivirus o diciamo strumenti di questo genere, ma anche
ma la sicurezza informatica va anche, diciamo, gestita attraverso strutture organizzative e soprattutto con consapevolezza sia dei dipendenti, ma anche della, anzi, forse soprattutto della dirigenza delle pubbliche amministrazioni. Quindi, in generale, AGID emana linee guida che riguardano appunto la sicurezza informatica, fa vigilanza sui trusted services e come soluzioni operative emette bollettini di sicurezza informatica, fornisce indicatori di compromissione e quest'oggi diciamo, analizzeremo un attimino più in dettaglio il tool di Cyber Risk Assessment. Agid attraverso il piano triennale per la pubblica amministrazione, l'ultima edizione è quella che va da, è quello che copre gli anni, il triennio 2022, vuole aiutare le pubbliche amministrazioni da una parte, appunto come dicevo poc'anzi, per quanto riguarda la governance ICT. Come potete vedere, abbraccia tutti gli aspetti, le sfaccettature che riguardano l'informatica nella pubblica amministrazione come servizi, dati, piattaforme e infrastrutture. Però quello che noi oggi vedremo è proprio il braccio della sicurezza informatica. Rispetto agli altri anni, il piano triennale è cambiato. È cambiato ovviamente in positivo, nel senso che gli obiettivi sono chiari sia per ed elencati sia per quanto riguarda Agid, sia per quanto riguarda quello che Agid si aspetta dalle pubbliche amministrazioni. È stato introdotto anche il monitoraggio del piano triennale con un'introduzione alla misurazione dei dati, che è possibile perché appunto gli obiettivi sono molto chiari. Il focus della sicurezza nel piano triennale 2022 lo possiamo vedere, anzi invito tutti a dare un'occhiata, al capitolo 6. Quello su cui ci siamo, diciamo, soffermati, anche in base alla nostra esperienza di CertPA e CertAgid, è proprio l'aumento della consapevolezza del rischio che le pubbliche amministrazioni corrono rispetto alla sicurezza informatica. Quindi aumentare questa consapevolezza, aumentare l'awareness, aumentare appunto le nozioni che riguardano la sicurezza informatica. Perché aumentando il livello di consapevolezza si riesce a gestire meglio il rischio. Se io so che un determinato comportamento di un dipendente può, anche inconsapevolmente, anzi, al 99% è inconsapevole, cioè cliccare su quella mail, anche inconsapevolmente può Massimiliano, portare. Sì? scusa se ti interrompo, puoi parlare a voce un po' più alta perché qualcuno sta dicendo che l'audio è un po' basso, È un po' quindi aumenta basso? o parli un po' più vicino al microfono. L'ho avvicinato? Sì, Ok, prova, allora continua a parlare, casomai ti sì, interrompo di prego, prego, nuovo, figurati. ok? Quindi, come stavo dicendo, a volte il comportamento del dipendente, ma anche del dirigente, è inconsapevole rispetto al problema al problema di sicurezza informatica che può scatenare. Quindi, appunto, ci siamo soffermati in base anche alla nostra esperienza di CertPA, poi CertAgid, proprio sull'aumento di questa consapevolezza. E uno dei programmi è proprio quello messo in campo in questo ciclo di seminari. Un altro aspetto sul quale ci siamo soffermati è proprio aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della pubblica amministrazione. Perché i portali istituzionali? Il portale istituzionale è il primo accesso
che imprese e cittadini vedono per la pubblica amministrazione, cioè accedono attraverso il portale istituzionale. Quindi ci sono due parametri base che determinano la sicurezza del portale istituzionale. Il primo parametro è l'utilizzo dell'HTTPS, che, passatemi in termine, è quel lucchettino che è vicino alla barra degli indirizzi dei nostri browser. Se quel lucchettino è verde, significa che la comunicazione tra chi sta al terminale, cioè chi sta davanti al PC, e la pubblica amministrazione è cifrata. Quindi nessuno, o comunque è molto 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 difficile, intercettare quella comunicazione. Come sappiamo oggi, sia i cittadini che le imprese, attraverso quel canale passano tutti i tipi di dati. Quindi è molto importante che ci sia un certificato HTTPS valido e che ci sia attivo solo l'HTTPS. E poi l'altro, diciamo, punto di vista che abbiamo notato che può aiutare a risolvere i problemi dei portali istituzionali è la versione del Content Management System che è installata all'interno delle pubbliche amministrazioni. Bisogna quindi monitorare, e noi lo diciamo chiaramente nel piano triennale, abbiamo fatto anche una campagna di monitoraggio riguardo a questo, la versione dei CMS dei portali istituzionali. Una volta aggiornato, cioè volevo dire, non bisogna aggiornarlo solo una volta, ma ci deve essere un controllo continuo della versione del CMS, perché un CMS non aggiornato può dar, come dire, può dar adito a un attaccante, di trovare una vulnerabilità che magari è nota. Quindi se il portale istituzionale è aggiornato, sicuramente per l'attaccante, per i criminali, è più complicato violare il portale istituzionale. Però, insomma, questa è una piccola digressione, ci sono moltissimi strumenti che Agid mette a disposizione per aiutare le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda questi due aspetti della sicurezza informatica. Passiamo a questa slide che, diciamo, racconta un attimino l'approccio temporale degli strumenti di prevenzione. Come vedete in grigio il CertAgid diciamo, la freccia è molto corta perché interviene nella risoluzione degli incidenti, un CERT in generale, interviene nella risoluzione tecnico-operativa degli incidenti. Mentre le linee guida, a vario titolo, sono una risposta strutturale al problema della sicurezza informatica, nel senso che, scusate, una volta che noi riusciamo a inserire nei capitolati, perché poi alla fine operativamente si tratta anche di questo, cioè inserire, oltre che alla consapevolezza che queste linee guida, le misure minime, linee guida per la sicurezza e procurement, di cui parlerà più approfonditamente il collega Basti, esistono, bisogna anche inserirle opportunamente nei capitolati quando facciamo una gara per lo sviluppo di uno strumento software, ad esempio. E poi arriviamo al tool di risk assessment, invece, che è come dire, la freccia è un pochettino più corta delle linee guida perché risolve e individua problemi sia già esistenti che individua anche programma a medio-lungo termine le risoluzioni individuate di quei problemi. Quindi, in generale, poi come ultima freccia troviamo le linee guida dello sviluppo sicuro. Queste linee guida sono, diciamo, più guide tecniche che possono anch'esse essere inserite all'interno dei capitolati tecnici e quindi in qualche maniera possono coadiuvare anche i nostri fornitori alla corretta gestione
dello sviluppo dei sistemi software che vogliamo andare a installare all'interno delle nostre pubbliche amministrazioni. Di questa parte ne parlerà più in dettaglio il collega Pirito. Quindi adesso andremo un attimino a andare un attimo più in dettaglio per quanto riguarda il tool di risk assessment. Perché più o meno degli strumenti ne abbiamo già parlati, abbiamo anche piattaforma InfoSec e trasmissione automatizzata di IOC, però questi sono un attimo dettagli più tecnici che potremo analizzare in seguito. Quindi, queste sono diciamo, le linee guida di punta per quanto riguarda appunto la sicurezza informatica. Sono quelle che Agid offre per coadiuvare, e passatemi quel termine, accompagnare le pubbliche amministrazioni in questo percorso che riesce a, da una parte, far diventare i sistemi più sicuri e dall'altra aumentare la consapevolezza del rischio di sicurezza informatica o rischio cyber che si voglia. Abbiamo la linea guida della sicurezza e procurement ICT, la linea guida per lo sviluppo del software sicuro, le misure minime di sicurezza che sono ancora in vigore e ultimo, ma non per importanza, ultima uscita sono le raccomandazioni Agid per quanto riguarda il TLS e CipherSuite, di cui io ho fatto un piccolo accenno che sono alla base dell'HTTPS per i portali istituzionali. Passando un attimo a un quadro d'insieme per quanto riguarda il tool di risk assessment, il tool viene offerto da Agid ed è finanziato dal PON Italia Login, consiste appunto di tre fasi fondamentalmente per supportare le PA nel self-assessment della sicurezza informatica. La fase iniziale che definisce appunto il contesto in cui opera la PA, una fase di analisi per l'identificazione dei rischi e una fase diciamo operativa per quanto riguarda la valutazione delle azioni da mettere in campo. Diciamo che sono tutte e tre fasi molto, molto importanti, perché la prima ci fa rendere conto di quello che abbiamo all'interno della pubblica amministrazione. Abbiamo nel senso che la pubblica amministrazione, lo vedremo fra qualche slide, può decidere se appunto analizzare un sistema digitale oppure se analizzare in toto tutta la struttura della pubblica dell'ente, presa in considerazione per poi capire, appunto attraverso la fase di analisi, la fase operativa, quali sono le azioni da mettere in campo. Per azioni intendo proprio azioni organizzative, azioni di acquisto o azioni correttive rispetto a qualche tipo di rischio che è stato individuato. Adesso lo vedremo meglio. Ovviamente ci sono svariati standard di riferimento con i quali il tool di risk assessment è stato sviluppato. Abbiamo la ISO 31000, che è la gestione del rischio, i principi di linea guida in generale del rischio. La IRAM 2, che fa un focus rispetto al security risk assessment. La ISO 27001, ma anche la 27002 per quanto riguarda da una parte la sicurezza delle informazioni e la 27002 il controllo, cioè la checklist dei controlli di sicurezza. E poi ovviamente tutte l'insieme delle pubblicazioni NIST, che è un framework di controlli in ambito information security, e le misure minime di sicurezza ICT per le PA, che sono diciamo, fatte, elaborate apposta per quanto riguarda appunto la sicurezza minima che deve essere applicata all'interno della pubblica amministrazione. Ovviamente non sono bastate, cioè non è bastato applicare questi standard, ma c'è stata una lunga fase di studio per contestualizzare questo tipo di norme alla pubblica amministrazione italiano.
La metodologia del tool di risk assessment, sì, come ho accennato all'inizio, e qui vediamo un attimo più in dettaglio, consta di definire il contesto e quindi dove opera la PA e che cosa vuole analizzare esattamente, cioè quale servizio digitale vuole analizzare e vuole capire a che rischio è esposta, l'identificazione di questo rischio, l'analisi di questo rischio, la ponderazione, ovvero che cosa può succedere, e il trattamento. Il trattamento è la fase 3, appunto, sono le azioni operative che noi mettiamo in campo per minimizzare o annullare. Annullare è una parola un po' forte, perché il rischio zero non esiste, però minimizzare quanto più possibile quel rischio di sicurezza informatica. In questa slide vi racconto a grandi linee, diciamo, il macro modello del calcolo del rischio. A seconda delle caratteristiche dei servizi, vengono un attimino confrontati con dei benchmark che derivano appunto dalla fase di studio rispetto alle ISO che vi ho elencato prima, per determinare poi un impatto. L'impatto ovviamente riguarda il protocollo RID, scusate, il paradigma RID, ovvero riservatezza, integrità e disponibilità dei dati che in quel servizio che la pubblica amministrazione vuole, diciamo, analizzare, oppure in toto per quanto riguarda spero che adesso si senta un po' di più, stavo leggendo una domanda, il tool si trova appunto, è un tool via web, ma adesso lo vedremo. Adesso si sente meglio? Sì, il tool è sicurezza it.gov/cyber. Ok, perfetto, ottimo. Leggo che si sente perfettamente. E quindi, come vi stavo raccontando, appunto, la valutazione dell'impatto è rispetto al paradigma RID, quindi riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. Quindi l'algoritmo calcola il rischio attuale per ogni servizio che viene analizzato o per tutta la pubblica amministrazione, per tutta l'ente in quanto tale. Quindi o è verticale su un servizio oppure è orizzontale su tutta l'ente che ha chiesto di utilizzare il tool di self-assessment. Quindi, ricapitolando, il macro modello di calcolo del rischio è composto da quattro fasi fondamentalmente. L'analisi del contesto, che consiste nel censimento dei servizi oggetto di analisi del rischio. Questa è una fase molto importante perché spesso diciamo, gli enti, le pubbliche amministrazioni purtroppo non hanno una contezza reale dei servizi che hanno, dei servizi digitali insomma, offrono ai cittadini e alle imprese. Quindi la valutazione si passa alla valutazione degli impatti rispetto a paradigma RID, quindi valutazione rispetto a riservatezza, integrità e disponibilità, e anche rispetto alle categorie, per esempio, di web reputation. Nel caso venisse a mancare qualche tipo di servizio, il tool riesce a calcolare anche l'impatto di reputazione. Quindi si passa poi alla fase 3, che è appunto quella di. Stavo leggendo una domanda: non è liberamente utilizzabile senza autenticazione? Perché fondamentalmente, rispetto sia al piano triennale che il tool di self-assessment, viene dato o agli RTD o comunque ai direttori dell'ICT. L'autenticazione ci vuole perché fondamentalmente c'è una fase di accreditamento per la quale AGI dice sì, va bene, il tool può essere utilizzato dal seguente ente. Poi abbiamo una quarta fase, una terza fase, scusate, stavo dicendo di risk assessment vero e proprio, in cui si calcola il livello, si valuta il livello di vulnerabilità dei vari domini di sicurezza, quindi accessi logici, sicurezza software, gestione anche per quanto riguarda
i dati di tutti i servizi che sono stati individuati in fase di censimento. Poi c'è una quarta e ultima fase che porta a diciamo, la parte più fattiva del tool, che è appunto il piano di trattamento, che fornisce delle indicazioni vere e proprie, operative, e crea anche un cronoprogramma per rispettare, che adesso vedremo fra un attimo, per rispettare il trattamento, il piano di trattamento. Cioè aiuta l'amministrazione anche in questo senso, e può essere utilizzata anche, che adesso vedremo fra un attimo, anche come diciamo, informazione strategica o tattica da presentare alla dirigenza. Gli ambiti di applicazione del tool sono appunto i servizi esistenti, i servizi in sviluppo, cioè, ma anche, visto che abbiamo ricevuto molti feedback dagli enti, i servizi da sviluppare. Cioè, io faccio un'analisi del rischio cyber, del rischio di sicurezza informatica, prima ancora, cioè in fase proprio di progettazione, raggiungendo così il paradigma di security by design. Ok, all'interno del tool di risk assessment, al tool si accede tramite SPID e ritroviamo esattamente le fasi che ho raccontato fino ad ora, quindi analisi, trattamento. E una cosa che vi ho raccontato tra le righe è l'executive summary, cioè una volta finita la fase di analisi e trattamento, possiamo vedere, passatemi il termine, come siamo messi. Ed ecco qua, questi sono dati di esempio, come possiamo vedere in questo grafico. Ad esempio, in questo esempio, appunto, la gestione degli accessi logici è messa un po' malino, quindi sicuramente nella fase di trattamento avrò delle azioni correttive per far risalire questo aspetto, per far risalire nella scala da 1 a 4 questo aspetto. Quindi, per quanto riguarda un altro esempio di report, appunto abbiamo gli attacchi logici o fisici per quanto riguarda le minacce ambientali. In questo caso, come possiamo vedere, l'impatto HID qui leggiamo che è alto. Vi ricordo sempre che siamo all'interno di dati di esempio, insomma. Un altro esempio, appunto, lo vediamo un attimino più in dettaglio per quanto riguarda attacchi al sistema di autenticazione, accesso non autorizzato a credenziali di autenticazioni valide. Nell'analisi possiamo vedere che l'impatto HID è alto, la propensione a rischio è media. Le opzioni di trattamento sono mitigate, però il rischio derivato è molto alto, cioè quello che possiamo avere come problema è molto alto. Il monitoraggio continuo del piano di trattamento. Quindi una volta che sono state fatte le analisi, fatto il risk treatment, abbiamo qui il cronoprogramma del piano dei trattamenti. Quindi io una volta che ho come dire, effettuato operativamente quell'azione per mitigare il rischio, la vado a smarcare in questo cronoprogramma qui, perché, oppure viceversa, se per quel quadrimestre non ho budget, la determina contrarre vappe lunghe, la gara è rimasta in qualche modo ferma, posso decidere di sospendere quel tipo di azione. Però la cosa importante è che io, come pubblica amministrazione, ma soprattutto anche come dirigenza, ho sotto controllo esattamente quello che dovrò fare. Quindi anche le cose sospese vengono, diciamo, valorizzate e controllate, monitorate. Questo è un altro piccolo esempio, controlli di sicurezza sul codice applicativo. È un'azione che in questo esempio dura 7-8 mesi e verrà comunque
può essere modificata con lo stato che vediamo qui come conclusa, sospesa oppure effettuata. Ok, andiamo avanti. E diciamo per il momento io finisco qui e passo la parola al... Per quanto riguarda la domanda sull'impatto in funzione delle minacce, no, la elabora ovviamente in base sia all'ISO di riferimento che a specifici algoritmi, il tool. Però è ovvio che nella fase di analisi, si segue una sorta di albero che il tool indirizza rispetto alle risposte che vengono date per ogni tipo di sistema che viene analizzato, sistema digitale. Servizi della PA sono, beh, non c'è una vera e propria, come dire, definizione univoca, ma sono anche i servizi interni. Cioè, è ovvio che se c'è un servizio digitale che insiste, ad esempio, faccio un esempio, la intranet, che è interno, sto rispondendo a delle domande che leggo, Patrizia risponde alle domande Sì, ne ho direttamente. altre due, poi te le faccio io. Sì, va bene. Sono, diciamo, tutti i servizi della PA. Io ho posto l'enfasi sui servizi che la PA offre ai cittadini e alle imprese, perché, diciamo, in generale sono quelli che un po' più indicati nel piano triennale, però nulla toglie che il tool di self-assessment può essere utilizzato anche per fare un assessment dei servizi interni alla pubblica amministrazione. Come no? Certo, sì. Ok, io non ne leggo Allora, guarda, altre. ti ricordo io una che era stata fatta in Sì, precedenza da Alessandro anche scusa Petricca. Patrizia, sì, anche il portale di gestione delle presenze per i dipendenti è un servizio della PA. Sì, e qualsiasi cosa, qualsiasi servizio che scusa Patrizia, Sì, rispondo sì, sì. che l'ente reputi debba essere sottoposto ad assessment, può essere fatto attraverso il tool di self-assessment proposto da AGI. Prego, scusa Patrizia, dicevi? Allora, Alessandro Petricola ti chiedeva un po' più su della chat, siamo una SPA al 100% partecipata da una PAL. Vorremmo condurre in tema di consapevolezza del rischio cyber una campagna di phishing simulato in azienda e a tal proposito, al netto della tecnica e del software utilizzati, esiste un decalogo da conoscere prima di attuarla a proposito di autorizzazione del vertice aziendale, TPO, manleva legale, eccetera. Grazie e complimenti. Fondamentalmente, sì, concordo che sicuramente ci vogliono tutte queste cose, ma sì, è una parte, se penso interpretare bene, una parte importante della formazione e dell'awareness per quanto riguarda la consapevolezza del rischio informatico. In quel caso si possono orientare, e nel tool è presente tutta questa parte di corsi, è possibile orientare poi una formazione specifica rispetto al phishing proposto come esempio. Però sì, bisogna parlare attentamente e coordinarsi con la dirigenza e penso anche con i sindacati, penso. Poi c'era Alfonso Falzone che ti chiede, rispetto allo strumento che stavi presentando, perché non è liberamente utilizzabile senza Sì, autenticazione. ho risposto prima, Ok. fondamentalmente perché c'è una fase di accreditamento nel quale Agid riconosce chi utilizza, cioè dà l'accesso tramite SPID al tool.
Poi ce n'è una di Paolo Trasarti, l'ultima che ho, l'impatto sul read in funzione delle minacce e della verosimiglianza, la stabiliamo noi o lo fa in automatico il tool No, in funzione? Questa è risposta. anche a questo ho risposto, sì, in generale viene calcolata dal tool in base agli Ok. standard che ho elencato prima, ma anche rispetto ad algoritmi interni al tool. Ok, allora se per questo abbiamo finito. A questo punto, Ok, siccome grazie mille, siamo grazie a fuori un tutti. po' di 5 minuti, poi se ci sono altre domande per te, Massimiliano, te le ripropongo alla fine e possiamo sempre dire anche ai partecipanti che come è successo per la prossima volta, siccome siamo, per la volta scorsa, siccome siamo tanti, se non facciamo in tempo a rispondere adesso alle domande, ve le forniremo in PDF Eh su sì, facciamo WhatsApp. così, Ve le mettiamo sulla pagina di così Eventiviada a cui diamo. vi siete iscritti. Allora lascerei la parola a Dario Basti che invece ci fa questo approfondimento sulla sicurezza nel procurement ICT. Grazie Vai Dario, Patrizia, mi prova a sentite? parlare. Mi sentite? Ok, ti sentiamo, sì. Perfetto, Sì, grazie bene, vai. Patrizia. Volevo ringraziare il Formez per questi eventi sulla sicurezza informatica che abbiamo realizzato insieme al fine di divulgare un po' di security awareness verso le pubbliche amministrazioni. Mi presento velocemente, sono Dario Bassi, un analista di sicurezza del CertAgid. Ex, diciamo, prima Cert PA, mi occupo principalmente, oltre all'attività, diciamo, di un Cert, anche di definizione di linee guida e tutte le attività di prevenzione della sicurezza informatica e di security awareness. Oggi insieme vedremo un attimo le linee guida che riguardano la sicurezza nel procurement ICT. Come nascono queste linee guida? Queste linee guida nascono, diciamo, con un tavolo di lavoro che è stato sostanzialmente voluto dal Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, l'NSC, del Dipartimento Informazione e la Sicurezza della Presidenza del Consiglio. È un tavolo di lavoro che, come vedete, hanno partecipato i principali ministeri e che ha operato dal novembre 2018 a febbraio 2019. L'idea sostanzialmente di questo tavolo di lavoro è di fare una linea guida snella, infatti questa linea guida sostanzialmente sono 30 pagine, quindi non con molti contenuti, ma con molti esempi pratici, con molti sostanzialmente best practice da seguire, in modo da cercare di aiutare anche le pubbliche amministrazioni un po' più piccole a gestire al meglio la sicurezza e quindi i requisiti di sicurezza per quanto riguarda gli approvvigionamenti di servizi o di prodotti, diciamo, di sicurezza. Queste linee guida le trovate disponibili nelle slide, vi ho inserito il link sostanzialmente a dove sono pubblicate sul nostro sito Agid queste linee guida e sono state emanate lo scorso nel maggio 2020, dopo l'iter sostanzialmente che seguono la pubblicazione delle linee guida da parte di Agid. Questo iter prevede sostanzialmente la redazione delle linee guida da parte di un tavolo di lavoro, come vi ho specificato in precedenza. La messa in consultazione pubblica delle linee guida per un mese sul sito Agid in modo da recepire eventuali osservazioni, diciamo, dagli utenti, diciamo dagli esperti anche del settore, e raccolte, diciamo, fine consultazione pubblica, le linee guida, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, vengono mandate in Commissione europea attraverso il MISE e al Garante per la protezione dei dati personali. Per questo, come vedete, diciamo, tutto quest'iter occupa sostanzialmente circa 6-8 mesi sostanzialmente per l'emanazione. Infatti, da febbraio 2019 abbiamo messo quasi un anno, diciamo, per pubblicare le linee guida che sono state adottate con determinazione 220 del 2020. Andiamo avanti. Finalità di queste linee guida. Qual era lo scopo di questa linea guida? Lo scopo principale di questa linea guida era sostanzialmente quello di illustrare in maniera semplice e immediatamente fruibile, come dicevo prima, con esempi,
la problematica dei requisiti di sicurezza nel procurement ICT. Quindi abbiamo cercato di mettere a sistema, tramite la creazione di un glossario, attraverso la classificazione di determinati requisiti, quindi formalizzare delle definizioni sempre legati al concetto di sicurezza e quindi rendendo anche un requisito scritto correttamente, un requisito diciamo cogente con la norma, coerente nel contesto della pubblica amministrazione. E inoltre questa linea guida cerca anche di presentare delle buone prassi, delle soluzioni già in uso, in modo da applicarle nelle varie fasi, come vedremo successivamente, del procurement. A chi è rivolto questo documento? Sostanzialmente questa linea guida è rivolta a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, quindi a RUP di gare pubbliche, RTD, responsabili della transizione al digitale, rivolte alle amministrazioni, e sono delle indicazioni sostanzialmente, le indicazioni contenute in questa linea guida sono vincolanti per ministeri, enti centrali e regioni, città metropolitane, perché sono state emanate sostanzialmente ai sensi dell'articolo 71 del CAD, e sono invece dei suggerimenti, buone pratiche e procedure cui fa riferimento per le restanti amministrazioni, quindi per le piccole amministrazioni. Inoltre, sostanzialmente, sono anche di aiuto ai fornitori per far conoscere sostanzialmente le problematiche legate alla sicurezza nel procurement ICT delle pubbliche amministrazioni. Come è strutturato il documento? Il documento è strutturato in 5 capitoli più un appendice. Noi sostanzialmente in questa breve presentazione ci focalizzeremo nel capitolo 2, dove sono raggruppate tutte le indicazioni per le amministrazioni e analizzeremo sostanzialmente in dettaglio i vari paragrafi del capitolo 2, quindi le azioni da svolgere prima di avviare la fase di procurement, le azioni da svolgere durante la fase di procurement e le azioni da svolgere a posteriori, in esecuzione a posteriori della fase di procurement. La linea guida contiene al capitolo 3 inoltre delle indicazioni per Agid per quanto riguarda sostanzialmente la tematica dei pareri che Agid emana in relazione a delle gare. Il capitolo 4 invece contiene delle indicazioni per le centrali di committenza, quindi delle indicazioni sostanzialmente per la Consip che ha partecipato, come avete visto prima, alla stesura di questa linea guida, quindi al tavolo di lavoro. E il capitolo 5, diciamo, è invece un capitolo sostanzialmente che riguarda la protezione dei dati personali. Nell'appendice, invece, molto importante, come vedremo in dettaglio successivamente, abbiamo sostanzialmente cercato di raggruppare una serie di requisiti di sicurezza classificati per tipologia di acquisizione che sostanzialmente, dal nostro punto di vista, dovrebbero essere inseriti in un capitolato. Iniziamo con analizzare sostanzialmente i vari sottoparagrafi del capitolo 2, quindi le azioni da svolgere prima della fase di procurement per poi passare alle azioni da svolgere in fase di procurement e le azioni, diciamo, da svolgere a chiusura del contratto. Come vedete, in questa linea guida, le azioni da svolgere prima della fase di procurement, ogni azione che noi abbiamo definito all'interno di questa linea guida, l'abbiamo sostanzialmente catalogata. Come vedete, c'è un codice che è AG, Azione Generale 1, che riguarda le azioni da svolgere prima della fase di procurement. La prima azione che la linea guida suggerisce è quella di promuovere competenza e consapevolezza all'interno dell'amministrazione. Quindi bisogna sostanzialmente fare formazione verso i dipendenti, fare corsi di formazione, far partecipare il dipendente a webinar, fare certificazioni. E quindi bisogna dotarsi sostanzialmente, una pubblica amministrazione deve dotarsi di personale che abbia competenze di procurement management, gestione progetti e risk management. Bisogna investire sostanzialmente nella formazione del personale, quindi bisogna definire percorsi formativi di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di eventi tematici, seminari sui rischi della sicurezza, un po' come in questo che stiamo tenendo oggi. La seconda azione generale invece è quella di raccogliere buone prassi ed esperienze. Una pubblica amministrazione sicuramente avrà fatto delle azioni di procurement, anche di
di prodotti di sicurezza e quindi diciamo raccogliere le lesson learned, cioè capire che cosa è andato male, che cosa abbiamo sbagliato e quindi mettere a sistema quindi, le buone prassi o gli errori in modo da non commetterli nelle successive fasi, nelle successive gare che un'amministrazione va a bandire. L'azione generale 3 invece riguarda di stabilire ruoli e responsabilità. Molto spesso all'interno di, soprattutto di piccole amministrazioni, non sono ben definiti, ruoli e responsabilità. Non, sostanzialmente non si sa chi fa cosa e quindi noi suggeriamo sostanzialmente di definire all'interno della propria struttura ruoli e responsabilità. Sia per quanto riguarda il procurement ICT, ma per qualsiasi sostanzialmente attività interna a una pubblica amministrazione. E come vedete subito, questa linea guida suggerisce come sostanzialmente, per quanto riguarda l'azione generale 3, quindi quella di stabilire ruoli e responsabilità, come è possibile farlo e suggerisce un possibile strumento che è quello della matrice RACI-QS, in cui noi andiamo sostanzialmente, ripeto, questa è una matrice di esempio. I ruoli che vedete riportati nelle colonne sono ruoli di esempio e che non necessariamente esistono magari in piccole amministrazioni o magari nelle grandi amministrazioni alcuni ruoli esistono, però è uno strumento sostanzialmente, era un esempio per far capire come utilizzare questa matrice per stabilire all'interno di un'amministrazione ruoli e responsabilità. Come vedete, la matrice RACI-QS è una matrice che sostanzialmente permette di definire chi è il responsabile di una determinata attività. Che è la persona che approva il risultato di quell'attività, chi devo consultare per eseguire quella determinata attività, chi devo informare, e la versione VS sostanzialmente di questa matrice introduce la figura di chi verifica il risultato e di chi sostanzialmente lo firma. Quindi è una matrice completa che noi suggeriamo di utilizzare per eseguire l'azione AG3 di stabilire ruoli e responsabilità. Non di meno, l'azione generale 4 è un'azione importantissima che va dal nostro punto di vista, diciamo, del gruppo di lavoro che si è occupato della stesura di queste linee guida, è quella di effettuare, prima di avviare qualsiasi tipo di acquisizione, una ricognizione dei beni informatici e dei servizi. Quindi devo sostanzialmente fare un inventario di quali sono gli asset che ho al mio interno, parliamo di asset informatici. Quali sono, che cosa, quindi fare un catalogo, ma soprattutto fare un catalogo asset servizi, cioè quali servizi mi permette di erogare questo asset e avere un mapping in modo da avere la situazione sostanzialmente chiara, asset e se, quale servizio mi permette di erogare quell'asset. Questa è importantissima perché in relazione all'azione generale 4 io poi posso fare la classificazione dei beni e servizi sotto il profilo della sicurezza e qui si posso andare ad individuare quali sono i miei servizi critici, quali sono i miei asset critici. E quindi ritorniamo al discorso del risk assessment, della business impact analysis che vi ha illustrato in precedenza il collega Rossi. La successiva azione generale 6 invece è quella di definire una metodologia di audit e valutazione del fornitore in materia di sicurezza. Che cosa significa? Se io devo andare ad effettuare degli audit verso il fornitore, prima di avviare un processo di procurement, devo definire come faccio l'audit verso il fornitore. Questo perché poi lo dovrò andare ad inserire nel mio capitolato. Quindi devo definire obiettivi, periodicità ed indicatori sostanzialmente del processo di audit che io andrò ad effettuare verso il fornitore. L'azione generale 7 invece devo anche definire sostanzialmente una metodologia di audit interno, perché in coerenza con l'azione precedente, oltre a audit verso il fornitore, devo anche effettuare degli audit interni per sostanzialmente verificare se sono compliant, per esempio, al GDPR o ad altre normative. Ogni, diciamo, paragrafo di questa linea guida termina con una checklist. Questa checklist sostanzialmente permette di effettuare un assessment alla pubblica amministrazione rispetto a queste linee guida, cioè
Vedete, sono elencate tutte le azioni generali che vi ho illustrato e rispondendo a delle semplici domande io ho una sorta di punteggio di come sono messo per quanto riguarda le azioni generali indicate da Agid nella fase di pre-procurement e quindi faccio formazione, ho un archivio di buone pratiche ed esperienze, ho l'inventario aggiornato, quindi una semplice tabellina, questa, anche questa a scopo illustrativo può essere migliorata ed arricchita dalla singola amministrazione, ma è un suggerimento di come sostanzialmente valutare il mio grado di relazione rispetto a queste azioni generali della fase di pre-procurement. Andiamo avanti con illustrare invece le azioni da svolgere durante la fase di procurement. Quindi questo paragrafo sostanzialmente elenca delle azioni che le amministrazioni devono compiere sul tema della gestione della sicurezza nel corso del procedimento di acquisizione. La prima azione che viene, vedete, classificata come AP1, analizzare la fornitura e classificarla in base a criteri di sicurezza. Quindi va definito sostanzialmente il livello di criticità dell'acquisizione che sto andando sostanzialmente ad eseguire. Noi qua suggeriamo una serie di parametri per definire il livello di criticità, che potrebbero essere la dimensione complessiva dell'acquisizione in termini finanziari, oppure la durata temporale, oppure la sede dove verrà installato il bene o il servizio, il bene da acquisire. Quindi questi sono solo dei suggerimenti, però un'amministrazione ne può individuare altri per sostanzialmente classificare la criticità dell'acquisizione. Perché sostanzialmente questo è importante? Perché in relazione, diciamo, alla criticità, quindi io, vedete qui, vi ho riportato la tabellina che noi suggeriamo di utilizzare per calcolare il livello di criticità. Questa è una tabellina rispetto alla precedente che utilizza dei pesi, sono sempre dei pesi di esempio che poi l'amministrazione può adeguare rispetto in base alle proprie esigenze e calcolare la criticità dell'acquisizione mi permette sostanzialmente di scegliere lo strumento di acquisizione più adeguato tenendo conto della sicurezza, perché in base al livello di criticità io posso sostanzialmente indirizzarmi verso il MEPA oppure, andando avanti la slide, utilizzare un accordo quadro oppure fare un bando di gara specifico. Come vedete, la prima, diciamo, qua c'è un diagramma di flusso che partendo dall'azione AP1 che vi ho elencato prima e diciamo definendo, determinando il livello di criticità, se il livello di criticità è basso o medio, allora io vado a verificare se esiste un bando meta applicabile che ha i requisiti di sicurezza che a me interessano. In questo caso procedo con l'acquisto tramite MEPA. Altrimenti posso andare a verificare se esiste un accordo quadro che rispetta i miei requisiti di sicurezza eleggibili. In questo caso posso fare un appalto specifico all'interno del mio accordo quadro. Se il livello di criticità quindi è alto oppure non riesco ad andare sul MEPA, non riesco a usufruire di un accordo quadro, devo necessariamente avviare una gara e definire i miei requisiti di sicurezza utilizzando sostanzialmente le indicazioni che sono contenute all'interno dell'appendice A dei requisiti di sicurezza. Eccoli qui. L'azione AP3 sostanzialmente sceglie i requisiti di sicurezza da inserire nel capitolato. L'allegato, l'appendice A, quindi raggruppa una serie di requisiti di sicurezza che noi definiamo generici, quindi requisiti di sicurezza che dovrebbero essere inseriti in un capitolato per quanto riguarda requisiti di minimi, standard di riservatezza, GDPR, audit, come vi dicevo prima, e poi abbiamo classificato una serie di requisiti di sicurezza che sono specifici della fornitura e quindi sono requisiti di sicurezza che riguardano servizi di sviluppo applicativo, oggetti connessi in rete, firewall, router e servizi sostanzialmente di gestione remota, help desk, contact center. L'azione AP4 invece riguarda sostanzialmente garantire le competenze di sicurezza nella commissione di valutazione. Allora, quando è stata redatta questa linea guida, noi abbiamo fatto riferimento all'albo ANAC. Ai tempi del 2019 l'albo ANAC ancora
non era stato, diciamo, non era ancora operativo. Da quello che so, non è operativo ancora oggi. Quindi sostanzialmente quello che noi suggeriamo nell'attesa che questo albo, diciamo, diventi operativo è quello di scrivere in maniera chiara e oggettiva quanto più possibile il requisito di sicurezza in modo da rendere, tra virgolette, la vita più semplice sostanzialmente alle commissioni nel valutare le varie soluzioni proposte dai fornitori. Come vedete, alla fine di ogni paragrafo noi riportiamo le azioni che abbiamo elencato della A+1, A+2, A+3. Questa tabellina permette di fare, come dicevo prima, l'assessment su come l'amministrazione è messa per quanto riguarda le azioni da svolgere durante la fase di procurement. Andiamo in conclusione, andiamo a vedere le azioni da svolgere dopo la stipula del contratto, che sono le azioni in esecuzione a posteriori. Sono 13 azioni che noi abbiamo sostanzialmente classificato in base alla tipologia di fornitura. Quindi alcune azioni si applicano solo a sviluppi, come vedete, e manutenzioni evolutive, alcune si applicano solo all'acquisizione di prodotti, altre a forniture di operation e conduzione, altri a servizi diversi. Quindi già un'amministrazione in base sostanzialmente al tipo di acquisizione, alla tipologia di fornitura, sa quale di queste azioni indicate deve andare sostanzialmente ad eseguire. Eccole qua. La prima azione è la gestione delle utenze dei fornitori. Quindi quando a me sostanzialmente io ho stipulato il contratto, devo gestire le utenze dei fornitori. Molto spesso capita che arriva il fornitore sostanzialmente entra nella pubblica amministrazione, si attacca in rete, non ha un'utenza oppure utilizza de delle utenze sostanzialmente di altri dipendenti. No, ogni fornitore deve avere la sua utenza e deve essere classificato sostanzialmente registrato all'interno dell'amministrazione per accedere all'infrastruttura dell'amministrazione. Se sostanzialmente l'azione A2 definito nel capitolato che il fornitore può utilizzare dei propri dispositivi, qua devo andare a prevedere le azioni che mi permettono di gestire l'utilizzo dei dispositivi di proprietà del fornitore. Azione A3, gestire l'accesso alla rete dell'amministrazione. Sarebbe auspicabile che di creare delle VLAN a parte per permettere al fornitore di accedere solo alle risorse interne necessarie per, diciamo, lo sviluppo dell'applicativo oppure per necessarie per portare avanti sostanzialmente il contratto. Gestire l'accesso ai server del database, non dare accesso al database in produzione, ma sostanzialmente dare accesso al database di test con dati di test che mi permettono di sostanzialmente di replicare il funzionamento dell'applicazione, quindi con dati reali, dati diciamo con funzionalità simili a quelli reali, ma non tra virgolette sensibili. Stipulare accordi di autorizzazione, riservatezza e confidenzialità. Quindi devo sostanzialmente accordi di autorizzazione di clearance e riservatezza con ogni fornitore prima di avviare ogni progetto. Verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza nello sviluppo applicativo. Se diciamo, ho definito all'interno del mio capitolato che il fornitore mi deve utilizzare una particolare tecnologia, mi deve realizzare una particolare integrazione, devo andare sostanzialmente a verificare che il fornitore sta effettivamente eseguendo quello che io gli ho richiesto. Monitorare l'utenza e l'accesso dei fornitori. Perché questo? Perché molto spesso si susseguono, soprattutto in caso di RT, di raggruppamenti temporanei di imprese, più fornitori. Quindi se magari una prima parte di un progetto viene realizzata da un fornitore, quel fornitore va via, io devo staccare sostanzialmente le utenze di quel fornitore, abilitare il nuovo fornitore, non lasciare sostanzialmente utenze, tra virgolette, appese, soprattutto se ho permesso all'utente, al fornitore di accedere mediante VPN a determinati asset all'interno, se previsti dal capitolato.
Infine, azione 8, verificare la documentazione finale di progetto. Che significa? Andare a verificare che tutto quanto quello che io ho chiesto al fornitore nel capitolato sia effettivamente stato prodotto al fornitore, quindi documentazione finale, manuale di installazione, report degli assessment. Va sempre richiesto al fornitore, soprattutto in caso di sviluppo applicativo, di eseguire un vulnerability assessment sull'applicazione e di fornirmi il report del vulnerability assessment che ha eseguito prima di mettere in produzione il mio software. Qua abbiamo aggiunto un'altra cosa che abbiamo definito il libretto di manutenzione, sostanzialmente. Vedetelo un po' come il libretto di manutenzione della caldaia o dell'autovettura, sostanzialmente in cui il fornitore deve andare ad indicare all'amministrazione, in base al prodotto software o hardware, che tipi di attività deve eseguire l'amministrazione per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto o servizio realizzato, acquistato. Quindi dove andare a reperire le patch di sicurezza, che tipo di server, che versione di CMS server è stato utilizzato, dove andare a reperire i film. Cioè l'amministrazione attraverso questo libretto deve poter eseguire in autonomia gli aggiornamenti di sicurezza del prodotto o servizio acquistato. Effettuare la rimozione di permessi di provisioning al termine di ogni progetto. Quindi finisco velocemente, se finisce il progetto devo effettuare il deprovisioning di tutte le utenze che ho inserito prima. E aggiornare l'inventario dei beni in relazione all'asset delle azioni di pre-procurement. L'azione 11 riguarda la distruzione del contenuto logico dei dispositivi tipo hard disk, se abbiamo un contratto di manutenzione, quindi prevedere sostanzialmente e verificare che il fornitore mi fa la distruzione, il wipe sostanzialmente del disco quando viene a sostituire i dischi sostanzialmente guasti nel mio contratto. La manutenzione e l'aggiornamento dei prodotti in base al libretto di manutenzione, e infine concludo col vulnerability assessment, che un'amministrazione, anche dopo che il prodotto, diciamo, è stato messo in produzione, vanno effettuati periodicamente dei vulnerability assessment in modo da verificare se lo stato di sicurezza delle mie applicazioni. Concludo con questa tabellina che sostanzialmente abbiamo realizzato per cercare di classificare l'impatto che hanno queste linee guida sulle singole amministrazioni. Quindi abbiamo classificato il livello di impatto in base all'azione, che impatto può avere sull'amministrazione, sia piccola o grande, e in modo da diciamo, avere un riepilogo di come sostanzialmente questa linea guida impatta e queste azioni impattano sulle amministrazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, non so se ci sono alcune domande. Ci sono delle domande, Dario, che ti porrei. Se, allora, te le leggo io. Tiziana Montanaro ti chiede: i fornitori che noi selezioniamo sono presi dal cloud marketplace di Agid? Non è sufficiente ai fini della sicurezza controllare le dichiarazioni che essi hanno rilasciato in occasione dell'iscrizione al cloud marketplace? Ma queste linee Poi guida c'è oltre Lorenzo che dice: sì. penso che. Sì, no, lei intende acquisizioni di software, questo si capisce Sì, però come ho spiegato nella linea guida, nella questa linea chat per guida quello non che sto. riguarda sostanzialmente solo la scelta del fornitore, ma riguarda tutto un processo. Come ho spiegato, c'è un processo che l'amministrazione deve fare prima di avviare il procurement, un processo che deve fare per scrivere sostanzialmente il capitolato e poi per sostanzialmente gestire il fornitore e il processo quando, diciamo, il contratto è terminato. Quindi non sono solo obblighi del fornitore, ma sono sostanzialmente anche delle buone pratiche da seguire che l'amministrazione deve adottare prima di avviare un processo di procurement. Se ho capito bene la domanda. Ok, poi c'è Chiara Cavalli che dice: comprendo male o con queste linee guida si pone a carico degli enti il controllo sulle forniture informatiche, compresi i requisiti di accesso al marketplace di Agid?
Allora, queste linee guida, i requisiti di accesso al marketplace, nel marketplace di Agi ci sono una serie sostanzialmente di fornitori che sono stati censiti e che rispettano determinati sostanzialmente requisiti di sicurezza. Però se io devo andare, io amministrazione, devo andare sostanzialmente a fare un bando di gara, quindi devo andare a scrivere un capitolato di gara, devo utilizzare queste linee guida, quindi devo andare a scrivere i requisiti di sicurezza. Devo sostanzialmente rispettare queste linee guida, quindi queste linee guida mi vengono in aiuto per scrivere sostanzialmente meglio il capitolato di gara e scrivere sostanzialmente il nostro obiettivo correttamente un requisito di sicurezza. Faccio un esempio: se noi dobbiamo acquistare un firewall oppure un prodotto, diciamo, hardware di protezione perimetrale, il documento suggerisce quali sostanzialmente i requisiti andare a inserire nel capitolato per quanto riguarda il firewall. Faccio un esempio, il trunkboot, determinate funzionalità di sicurezza che un dispositivo deve avere, quindi aiuta l'amministrazione a definire i requisiti di sicurezza all'interno del capitolato. Non so se ce ne sono C'è sempre altri. Tiziana Montanaro che specifica che al paragrafo 2.1.6 Sì. definire una metodologia di audit Diciamo, e questa valutazione definire del una metodologia di fornitore. audit deve essere fatta prima perché sostanzialmente io devo andare a dire al fornitore nel capitolato, devo andare a dire sostanzialmente con che periodicità, in base a quali standard, in base diciamo, a che tipo di requisiti, come vado a valutare il fornitore. Cioè il fornitore lo deve sapere prima, io lo devo scrivere nel capitolato e poi nelle fasi di diciamo, post contratto, quindi una fase di post procurement, io vado ad eseguire le azioni di audit sul fornitore in base a quello che ho specificato, che ho nel capitolato di gara e che ho definito nelle azioni di pre-procurement. Non so se ce ne Ok, sono va bene altri. Dario. Allora, per adesso non vedo altro, quindi lascerei la parola a Michele Petito per la sua comunicazione e poi vediamo se ci sono altre domande, ve le pongo alla fine. Michele, ci sei? Prova a Sì, parlare. mi sentite? Ok, ti Mi sentiamo. vedete? Oh, Sì, perfetto. benissimo. Allora posso iniziare? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Michele Petito, appunto, sono funzionario Agid dal 2018 e come formazione sono sistemista, amministratore di rete. Diciamo, è un'attività che ho fatto per parecchi anni nella pubblica amministrazione e anche nel privato. E attualmente mi occupo appunto di sicurezza informatica nell'ambito del monitoraggio di campagne malware phishing e di vigilanza. Allora, oggi vi parlerò di raccomandazioni Agid su TLS e Cipher Suite. È un documento che troviamo appunto sul sito di Agid, la sezione sicurezza, e che mira a diciamo, ha come obiettivo quello di innalzare a livello di sicurezza delle connessioni HTTPS sia diciamo, tra client, tra browser e server web, ma anche da qualsiasi altro applicativo che utilizza il protocollo TLS. Ecco, questo grafico immagino qualcuno l'avrà già visto, è parte della nostra news che è stata pubblicata a dicembre dell'anno scorso e qui abbiamo fatto un monitoraggio sull'utilizzo del protocollo HTTPS su 20.018 domini presi dall'indice della pubblica amministrazione e un open data che troviamo anche nella sezione dati aperti del sito Agid. E cosa ne è risultato? Che il 67% dei portali visitati presentavano gravi problemi di sicurezza e addirittura il 2% non avevano neanche l'HTTPS abilitato
e il 22% invece avevano un canale HTTPS abilitato ma mal configurato. Infine, il 9% solo avevano HTTPS abilitato e ben configurato. Questo per far capire, insomma, che almeno sul lato pubblica amministrazione, cioè, nonostante si utilizzi HTTPS in prevalenza, bisogna lavorare ancora di più per innalzare il livello di sicurezza, soprattutto lato configurazione e utilizzo di algoritmi più robusti. Ok, allora, ma cos'è l'HTTPS? Allora, è un protocollo di comunicazione sicura con i siti web, è rappresentato, come sappiamo tutti, da un lucchetto sulla barra degli indirizzi del browser e garantisce riservatezza, ovvero una proprietà che permette, ci garantisce che i dati non vengano dati, vengono esfiltrati a soggetti terzi, l'integrità, ovvero che i dati non vengano modificati durante la trasmissione, l'autenticazione sta a indicare che ci fornisce, ci rassicura sull'autenticità dell'emittente, cioè del dominio che stiamo visitando. L'attivazione dell'HTTPS è molto semplice, richiede circa 1 o 2 giorni a seconda del tipo di certificato. Ci sono certificati gratuiti, come ne avevo accennato nel precedente webinar, che sono immediati nel rilascio, altri che permettono la verifica dell'entità, che richiedono invece più tempo e hanno anche un costo. Attenzione che navigare in un sito HTTPS, anche ben configurato, non significa che siamo al sicuro al 100%, perché questo sito potrebbe, come è stato già detto anche nel precedente webinar, in questo caso, essere anche un sito web compromesso, legittimo ma compromesso. Allora, ma vediamo cosa c'è sotto questo lucchetto. È un po' come fondamentalmente guardare dentro un motore di una macchina, perché se noi conosciamo il funzionamento di un motore, dunque di qualsiasi altra cosa, questo in qualsiasi campo vale, ma siamo più consapevoli anche dei rischi. Sappiamo pure come comportarci in caso di anomalie, sappiamo come meglio, siamo più sensibili a una manutenzione come con la macchina, e quindi anche col software siamo più sensibili all'aggiornamento, alla sua manutenzione. Dobbiamo quindi entrare più in profondità, ma senza entrare troppo nel dettaglio, per non, altrimenti ci vorrebbe veramente tanto tempo e si andrebbe un po' fuori tema, insomma, perché diventerebbe veramente tecnico. Allora, intanto per spiegare un po' cosa c'è dentro, diciamo, questo lucchetto, devo fondamentalmente spiegarvi un po' come funziona, ma proprio a grandi linee, la trasmissione su internet. Esiste per trasmettere un messaggio da un punto A, per esempio da Roma a New York, a un punto B, quindi viene utilizzato il protocollo che tutti ormai si conoscono un po', perché comunque tutti hanno configurato, penso, anche una macchina Windows, il TCP/IP. Questo protocollo è la madre di tutti i protocolli sulla rete internet, perché è quello che permette di assicurare che un messaggio arrivi a destinazione, anche quando il canale è disturbato, e quindi in questo caso i dati vengono ritrasmessi. E fino al 94 i dati venivano trasmessi in chiaro, cioè il TCP/IP permetteva la trasmissione, però era in chiaro. Cosa succede? Dal 94 la Netscape, un'azienda che produceva anche software, diciamo, rilascia l'SSL, il Secure Soft Layer, cioè un protocollo che permette di cifrare le trasmissioni. E questo, da questo momento in poi, tutte le trasmissioni, diciamo, iniziano a essere appunto cifrate. Attenzione però che questo SSL adesso è ormai vecchissimo, e l'ho segnato in rosso appunto perché è insicuro. E attualmente adesso è stato sostituito, cioè adesso da un bel po' di anni, dalla TLS, ovvero dal Transport Layer Security. SSL e TLS spesso vengono utilizzati, cioè vengono
chiamati insieme, utilizzati in maniera interscambiabile. A volte vediamo SSL barra TLS o SSL da solo. Attenzione che in questo caso non c'entra niente SSL, che il TLS è il protocollo, quello attualmente che si usa, e l'SSL non deve essere utilizzato, appunto perché insicuro. Sopra il TCP/IP, sopra appunto questo mezzo di trasporto, cioè noi utilizziamo delle applicazioni, la posta elettronica, il browser per navigare, e ogni applicativo utilizza anche lì un protocollo. E in questo caso, per esempio, quello che tutti conosciamo, l'HTTP, è utilizzato dal browser, diventa a quel punto HTTPS, cioè ci si aggiunge una S che sta per secure, e non è altro che l'aggiunta del TLS, cioè quel protocollo che consente appunto la cifratura. La stessa cosa capita con la posta elettronica. Noi utilizziamo l'SMTP, usiamo invece l'SMTPS, la stessa cosa per altre applicazioni. E questo, diciamo velocemente, è esempio di trasmissione di una pagina web dal browser fino all'utente finale, Alice, e come ho detto prima, appunto la pagina viene trasmessa in HTTP e poi diventa HTTPS grazie al TLS. Poi il trasporto viene garantito da questi ulteriori due protocolli, TCP e IP. E lì, i protocolli, appunto, abbiamo detto, sono SSL e TLS, quelli che ci garantiscono la cifratura. Non sono più validi, quindi quelli evidenziati in rosso, cioè quei protocolli che ormai hanno fatto un po' la storia, cioè, dal 94 al 2018 ce ne sono stati tanti, e questi si sono susseguiti, sono stati rilasciati perché a seguito di miglioramenti, chiaramente, ma anche a causa di vulnerabilità che sono state scoperte da ricercatori di sicurezza, per esempio. E quindi solo il TLS 1.2 e 1.3 sono considerati sicuri. Il 2018 è stato un anno molto importante, lo voglio citare perché veramente nel 2018 molte aziende, tipo Apple, Mozilla, Microsoft, Cisco e anche la PCI DSS, cioè, l'organizzazione che si occupa delle carte di pagamento, hanno vietato l'utilizzo di TLS 1.0 e 1.1 proprio perché non sono stati più ritenuti sicuri a causa di alcune vulnerabilità che vediamo già qui citate, la FRIC, la Poodle e altre. Ancora meglio, vediamo qua tutte le vulnerabilità che sono uscite nel corso del tempo. Qui vediamo dal 2011 al 2016, ne sono uscite veramente tante. Questo è far capire, ecco perché i protocolli TLS, prima l'SSL e ora adesso il TLS si sono evoluti. E come vediamo sulla destra, la percentuale di server che accettano le connessioni verso l'SSL 3, versione 3, dal 2013 al 2017 sono veramente calate. Questo perché i server, per fortuna, i vendor in particolare, hanno deciso di non supportare più, come avevo detto anche nella precedente slide, i protocolli vulnerabili. Qui invece ho voluto evidenziare il trend dell'adozione dell'HTTPS nel mondo in base ai dati di telemetria. Per esempio, a sinistra vediamo un grafico di Google che evidenzia a 6 giugno del 2021 che un livello di c'è una un utilizzo del 95% del traffico su HTTPS. Attenzione che questo numero indica soltanto la connessione di Chrome verso i server, però e verso server visitati dai utenti, quindi sono soltanto quelli più visitati, non indica magari il livello di connettività con i server, con tutti i server web. Però è comunque un indice che sta a indicare un incremento dell'adozione. A sinistra invece vediamo la percentuale di vulnerabilità che purtroppo è in aumento in base ai dati di Acunetix. Dal 2019 al 2020 vediamo, cioè, si passa da 36 al 38% di server vulnerabili nel mondo. Questo
Quindi anche se c'è l'HTTPS, questo non vuol dire, ripeto, che sia sicuro il canale, se dipende sempre da come è stato configurato e dagli algoritmi che utilizziamo. Qui un'altra schermata che viene da dati di telemetria di F5 Labs, a sinistra l'adozione TLS, in questo caso sono dati un po' più vecchi, ma anche qua danno un'indicazione sull'utilizzo, e a destra anche l'utilizzo, un'indicazione sull'utilizzo del TLS versione 1.3, in particolare a livello italiano e anche di altri paesi. Notiamo che l'Italia comunque sta un po' nel mezzo, anche se ha dei dati sull'adozione, sulla supporto del TLS 1.0, che ricordiamo essere insicuro, e questo supporto è ancora troppo alto. E quindi andrebbe assolutamente diminuito. Qui invece ho voluto fare un esempio di due versioni di browser Firefox, una vecchia che risale al 2013 addirittura, è una recentissima, dovrebbe essere l'ultima, se non è uscita stamattina un'altra, l'89. Vediamo che quella, l'ultima, la più recente, non supporta i protocolli giustamente vulnerabili, quindi SSL, TLS versione 1.0.1.1, mentre supporta i protocolli 1.2, TLS 1.2.1.3, che sono quelli sicuri, e non è diciamo, vulnerabile a degli attacchi noti, come vediamo sono BIST, CRAN, Poodle, eccetera. La versione vecchia invece, al contrario, cioè è l'opposto sostanzialmente, supporta i protocolli anche più vecchi, naturalmente. Quindi cosa vuol dire questo? Che se io adesso utilizzassi questo Firefox avrei dei problemi sicuramente di sicurezza, anche se bisogna dire che la maggior parte dei server rifiuterebbe proprio la connessione con questo browser. Però non è detto, magari trova pure un server obsoleto, un server web obsoleto che accetta la connessione e il canale è sicuramente soggetto ad attacchi. Allora, qui ho voluto far vedere la distribuzione delle versioni di Firefox. Come vedete, c'è una grande distribuzione, frammentazione, una bella percentuale di versioni Firefox è purtroppo non aggiornata, e quindi questa dimostrazione del fatto che l'aggiornamento del browser è importante. Come faccio a vedere se il mio browser è sicuro? Esiste una tool della Qualys Labs che ci permette di appunto controllare se il nostro browser è soggetto, se siamo vulnerabili agli attacchi più noti, quali protocolli utilizza e in particolare quale suite di cifratura supporta. Cosa sono però queste suite di cifratura? Allora, qui entriamo nel merito anche delle linee guida che abbiamo emanate, che abbiamo rilasciato sul sito. E le cyber suite sono un insieme di algoritmi che consentono di proteggere una connessione di rete. Quindi, oltre al TLS, che è il protocollo, abbiamo in aggiunta anche gli algoritmi che, come vediamo, nella TLS 1.2 sono di quattro tipologie. Nel TLS 1.3 sono solo di due tipologie, quindi si è semplificata. Ora non entro nel merito perché se no non finiamo più. Andiamo avanti, e tanto poi le slide vengono rilasciate. Questo è un sito che mi permette di avere delle informazioni, è un progetto open source di un ricercatore tedesco, vi permette di avere delle informazioni sulla cyber suite specifica. Per esempio, qui ho fatto un esempio su questa cyber suite ha una vulnerabilità e vi dà anche il riferimento della vulnerabilità, oltre ad avere tutti i dati, altri dati accessori come la versione, l'RFC di riferimento e altro. Allora, come viene scelta la suite? La suite viene scelta in maniera automatica quando voi navigate e il vostro browser elenca tutte le suite di cifratura al server e la versione TLS. Il server a sua volta sceglie la versione corretta, cioè la versione più sicura e la suite più sicura. Questo sempre che il server sia configurato bene.
Allora, qui vabbè, sorvolo perché sostanzialmente qui faccio vedere come evidenziare, come si può sapere se, quale sito di cifratura il mio browser sta utilizzando in quel momento. Per esempio, qui sto navigando su Amazon e posso vedere quale suite è stata, sto utilizzando. La stessa cosa qua e anche con Firefox. Qui ho evidenziato, diciamo, le problematiche che possono capitare. Uno dei algoritmi più importanti, tipo lo SHA, lo SHA-1 in questo caso, la SHA collision è una collisione, una vulnerabilità importante, ed è per questo che alcune suite vengono come dire, rese non raccomandate più, cioè non vengono più adottate, proprio perché. E questo alcuni algoritmi diventano vulnerabili. Vado avanti velocissimo. Diciamo, raccomandazioni sulla lunghezza delle chiavi che potete trovare su questo portale. E sulle best practice, anche qui vi rilascio la slide, sono molto semplici da leggere. Quest'altro invece è un tool molto interessante perché, soprattutto per i tecnici, vi permette di generare una configurazione sicura per il vostro server web, per esempio, in base a tre tipologie di configurazione: moderna, intermediate, old se voi non, è da evitare, diciamo, e intermediate se volete una sicurezza accettabile, però ok, vado in conclusione. Vado in conclusione, la modern è quella che vi dà più sicurezza e nello stesso tempo, però non è detto che vi potete essere compatibili con tutti i client. Allora, vado invece alla parte più interessante, un tool anche qui per verificare la connettività, cioè la sicurezza lato server della vostra configurazione HTTPS. E questi sono i risultati che vi rilascia questo tool. Fondamentalmente vi dice se state utilizzando un TLS obsoleto o delle SAP suite deprecate. E con questo ho concluso. Scusate la lunghezza, ho fatto Un'ultima un po' troppo cosa, Michele, slide. Sì. c'è una domanda per te. C'è Anna Tedesco che ti Sì. dice: esiste un sito dedicato con le vulnerabilità note in SSL o altre aggiornate? Se puoi rispondere brevissimamente, così abbiamo chiuso con le domande. Allora, non esiste un sito preciso dove voi potete vedere tutte le vulnerabilità del SSL. Ci sono una serie diciamo, di paper, purtroppo sono un po' sparsi, bisogna un po' fare delle ricerche. Comunque, come dicevo prima, c'è quel tool, quel progetto open source, quel ricercatore che comunque vi dà indicazioni se una cyber suite è sicura o meno, e poi da lì potete andare a vedere quale vulnerabilità esiste e approfondire di conseguenza. Non c'è proprio un sito che vi rilascia quindi un elenco delle vulnerabilità di SSL, questo che io sappia, poi magari posso sbagliare, se qualcuno mi vuole correggere. No, sono qui, insomma, sono contento. Sì, qualcuno mi dice Grazie provati in B, Michele. sì, vabbè, si può. Si stanno Prego. lamentando del fatto che io ti taglio con il tempo. Il tempo l'abbiamo finito, però Dopo. non è detto che non diamo spazio, diciamo, a questo argomento ulteriormente e Sì, nelle nostre prossime esatto. iniziative. Quindi ringrazio Michele e poi se Brava. siete interessati scrivetecelo anche. Sulle valutazioni che vi chiediamo di fare sulla pagina di Eventi PA per avere poi l'attestato. Scriveteci gli argomenti che volete approfondire e questo ci servirà anche per le iniziative future. Do la parola a Stelio Pagnotta che diciamo, dice due parole di conclusione al posto di Rosa Maria Barese che non è presente perché ha altri impegni a questo evento. Stelio, ci sei?
Patrizia, grazie. No, in realtà, oltre a ringraziare i relatori e tutti i partecipanti, sicuramente quello che penso sia importante dire è che, proprio rispetto a queste ultime osservazioni fatte, è di indicarci chiaramente anche quali sono i temi che voi ritenete sia necessario approfondire di più. Quindi, sicuramente il tema della sicurezza informatica nella pubblica amministrazione è un tema oggi molto sentito. In questo primo corso abbiamo messo insieme tanti temi e tanti argomenti. Per ognuno di essi magari sarebbe stato necessario un ciclo a sé, o un approfondimento specifico. Quindi sicuramente ora, non a luglio e non ad agosto, ma con la programmazione da settembre in poi ci saranno altre possibilità, e abbiamo in previsione di fare altri corsi sul tema della sicurezza informatica, quindi sicuramente potremo poi approfondire e verticalizzare vari ambiti. Da questo punto di vista, quindi, vi chiediamo di compilare ovviamente le schede valutative, anche i questionari che vi invieremo, che, come detto, non sono valutativi per vedere se siete bravi o meno bravi, ma anche per tarare, insomma, gli interventi su quanto debbano essere approfonditi o quali devono essere i temi affrontati. Quindi sostanzialmente ci ritorneremo e torneremo su tutto da qui a qualche mese. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio i relatori e Grazie, grazie se a te. Patrizia ha altre Grazie a indicazioni tutti. di Grazie a organizzative, tutti. possiamo chiudere. No, io chiuderei ringraziando veramente tutti. Questo ciclo si conclude, ma come vi diceva Stelio, riprogrammeremo in autunno e cercheremo magari di approfondire degli argomenti che voi ci segnalerete nelle valutazioni che potete fare sulla pagina di Eventi PA. Vi rimanda un questionario e quindi c'è una parte, diciamo, di risposte aperte in cui potete segnalare gli argomenti che vorreste approfondire. Vi ringrazio. Grazie tantissimo, vi rimando alla pagina di Eventi PA dove potete, anche per quelli che oggi sono entrati un po' più tardi, dove potete recuperare le registrazioni dei tre webinar e le slide di tutti gli esperti che abbiamo avuto nel corso del nostro ciclo di webinar. Vi ringrazio tantissimo, vi saluto e vi auguro buon weekend. Grazie mille. Saluti, Buon buon fine weekend, grazie a settimana. tutti. Ciao a tutti.